buonasera a tutti. Volevo ringraziare veramente gli intervenuti che nonostante l'orario tardi sono ancora presenti. Io parlando prima, cioè sentendo prima l'amico Enzo De Febbis, mi chiedevo il candidato sindaco di Bisenti Nuova e Tony Saverio oppure Enzo De Febbis, perché da quello che si è sentito pareva quasi che era Tonino il più, come si dice, indicato a esporre tutti questi problemi e tutto questo accanimento. Comunque, a prescindere da questo, io volevo, diciamo, oltre a ringraziare la gente intervenuta, rielencare più o meno i nomi nominativi della nostra lista, che rappresenta, diciamo, noi abbiamo avuto delle discussioni, come si dice, abbiamo cercato di trovare un accordo con dei partiti che esistono a Bisenti e diciamo nella nostra comunità, sia col centro-sinistra che col centro-destra. Abbiamo avuto contatti con tutti, però a un certo punto si doveva formare, come al solito, il 4-3-2 o il 2-4-3. Siccome noi veniamo purtroppo da un'esperienza scottante, perché nel 94 ho fatto una lista su questa falsa riga, diciamo, che ogni partito cercò di mettere degli uomini, delle persone, dei soggetti. Dopodiché, andando avanti, ci siamo accorti che purtroppo in queste piccole comunità non è che è importante mettere più persone per i partiti, mettere delle persone per andare avanti, ma bisogna che noi stessi, noi proprio, i cittadini di Bisenti cercano loro stessi di dare qualcosa a prescindere dal partito. Il partito serve, non c'è dubbio che serve, però fare una formazione che poi è eterogenea, quindi non riesce, cioè, noi ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti, allora abbiamo preso un'altra strada. Certamente noi siamo gente che ci riconosciamo a prescindere da quello che dicono la gente di centro-sinistra, però abbiamo cercato di trovare gente disponibile, un gruppo di amici che vogliono il bene di Bisenti. Questo è ripetitivo, purtroppo è così. Che cosa abbiamo fatto? Dopo avere queste ultime riunioni sia con il centro-destra che con il centro-sinistra, abbiamo preferito fare una formazione a differenza di quella delle Saveri che era nazionale. Abbiamo voluto fare un club. Però noi diciamo che siamo gente che vive a Bisenti tutti i giorni, dal lunedì al sabato e alla domenica. Che cosa ci ha unito? Cioè, che cosa ci ha dato la forza di fare questa lista? Diciamo che noi, come prima cosa, abbiamo detto, noi dobbiamo, su quello che ha detto prima il sindaco di Francesco Anacleto, continuità ai lavori già fatti ed appaltati. Noi abbiamo delle difficoltà che voi nemmeno immaginate per cercare di andare avanti. Noi abbiamo speso tempo per la comunità montana, abbiamo speso tempo perché degli amici che adesso si trovano in altre liste ci hanno abbandonato. Noi abbiamo trovato in tutti i modi la forza, perché noi 4 anni fa il popolo presidente ci ha dato il consenso e quindi noi dovevamo, a prescindere, andare avanti, nel senso che di fatto la bicicletta devi pedalare, non si può abbandonare, perché nessuno è costretto a candidarsi a sindaco o a consigliere, è una libera scelta e se va fatta e va mantenuta fino alla fine. Non si può dire a un certo punto io lascio, oppure per ripicche che potrebbero essere pure giuste, però il popolo ti ha votato e devi stare lì, devi sopportare le critiche, costruttive o non che siano, però bisogna lavorare, fare
fare, non so, qualunque cosa, ma fare, costruire, perché demolire o non fare è molto più facile. Costruire e fare è difficile. Bisogna quindi cercare di essere uniti e di fare. Questo è quello che volevo dire all'inizio. Poi, ritornando al discorso che ha fatto il sindaco Anacleto, noi in 4 anni, quantomeno, ce ne dare atto che non abbiamo dato una tassa, su questo non ci piove. Poi abbiamo sempre o comunque cercato di venire incontro a gente che più disagiata, diciamo. Ripeteva prima il sindaco il fatto del 2500 euro dei ragazzi che ancora pagano per la mensa, per gli anziani, per quanto riguarda la viabilità. La viabilità, quella interna, stiamo quasi col nuovo progetto che è stato appaltato 2 mesi fa, stiamo quasi completando tutti gli asfalti. Adesso non sto dicendo le zone, stiamo completando. Per quanto riguarda, stiamo completando. Per quanto riguarda la viabilità esterna, per far sì che la gente rimanga a Bisenzio e stia qui, non è che una fabbrica qualunque può risolvere tutti i problemi. Noi, così, i servizi sociali, cioè le cose, l'avvicinamento verso gli anziani, il problema della scuola con la crisi di cercare di, come si dice, agevolare tutti i bambini che stanno in campagna di andare alla scuola, poi cioè con l'acquisto di automezzi adeguati pure per bambini handicappati, purtroppo. Poi questa lista è formata da gente che lavora fuori ma che vive e spende a Bisenzio. Poi ci sono dei coltivatori diretti di cui io mi ritengo un orgoglioso rappresentante di gente di campagna, di contadini che danno tanto alla comunità, a differenza di quelle che dicono altre persone. Quindi il problema qual è? Mantenere e migliorare tutti i servizi esistenti, poi cercare, per quanto riguarda il lavoro specialmente, dare tutte le condizioni perché un imprenditore interessato venga a investire, a mettere una fabbrica a Bisenzio. E questo noi ci siamo, io non capisco la scelta di qualche candidato che adesso sta nelle altre liste, in un'altra lista. Noi siamo stati a disposizione sempre per far sì che si risolvesse un problema. Adesso sembra quasi che noi abbiamo fatto un dispetto. Io penso che questa amministrazione, come diceva prima il sindaco, forse effettivamente siamo mancati in qualche cosa per tutte le difficoltà che ho detto prima, però siamo stati, quantomeno io sono stato sempre a disposizione di qualunque, che poi magari certamente non sono riuscito a risolvere, sarei stato un mago, tutti i problemi, ma ci ho provato fortemente a risolvere. Ma diciamo una cosa, se c'è una forza che conta X, quindi 20-30 persone, se una forza è più piccola, mette più deve e ha più difficoltà, questo è il discorso. Quindi noi quantomeno su quanto riguarda, io personalmente, ripeto, sono stato sempre a disposizione, poi ci sono delle cose che sono state risolte o no, però abbiamo sentito tutto. E devo dire un'altra cosa, che in 4 anni che siamo stati in amministrazione non c'è stata una volta delle piccole, così, come si può dire, reclami, o chiamiamolo come ci parlo, non lo so, non mi viene nemmeno il modo di dirlo, però è stata una persona tranquilla. Non abbiamo mai cercato di fare gli interessi di uno o dell'altro.
abbiamo cercato sempre di fare l'interesse della comunità, a prescindere da chi ci aveva votato 4 anni fa. Non abbiamo, siamo stati l'amministrazione di tutti. Perché ci dovete votare? Non è che, ripetevo prima, l'amico Torino, oppure anche altri, dicono la strada Ruffiano è rotta, i problemi, tutti questi problemi. Ma questi problemi, questi candidati che stanno in altre liste, li vedono solo stasera. Ma ci stanno a Bisella, li vedono sempre. Perché se ne ricordano solo durante la campagna elettorale? Un anno fa, 2 anni fa, nessuno se ne accorge che una strada oppure un'altra strada è rotta. Adesso tutti sanno. Io dico una cosa, noi siamo una piccola comunità, se noi non ci mettiamo insieme e non ci uniamo per risolvere i nostri problemi, i grandi i partiti ci stanno, esistono e servono comunque, però i partiti dovete, specialmente i grossi partiti, non investono in queste piccole comunità. Perché? Perché ci sono pochi voti. Tra parentesi, pure questi voti sono sparpagliati, vanno un po' a un partito, un po' un altro, quindi dovete metterli bene. Se ci andiamo a vicenda possiamo uscirne fuori. Se aspettiamo sempre l'apporto dei partiti, purtroppo io sono un tesserato di un partito, del Partito Popolare, di cui faccio parte e ne sono pure orgoglioso, però devo dire che purtroppo i problemi locali del posto vanno risolti da noi maggiormente. Poi sì, bisogna andare in qualche partito. Noi sicuramente ci conosciamo a prescindere da quello che si dice di centro-sinistra. Comunque, prima di tutto, prima di andare a cercare un qualcosa verso un determinato partito, dobbiamo essere noi uniti. Purtroppo questa volta devo dire che non ci siamo riusciti. Io ci ho provato con tutti. Io spero che questa esperienza, comunque vada, ci faccia un po' riflettere, perché a me è piaciuta una cosa. Io ho tanti amici sia in una lista che nell'altra, ma amici veri. Purtroppo ho capito che poi, quando si tratta di andare in una convenzione elettorale, parecchi amici si perdono. Io ho avuto il diritto dovere, se è giusto dirlo, di rimanere in questo gruppo, in questa amministrazione, perché quantomeno avevamo il diritto dovere di ripresentarci e di vedere che cosa abbiamo fatto e se abbiamo fatto. Quindi avevamo, diciamo, mi sono, dopo la rinuncia del sindaco uscente di Francesco Negredo, mi sono detto: noi dobbiamo rendere conto al popolo. Quindi dopo varie discussioni ho deciso insieme al gruppo di ripresentarci per vedere effettivamente cosa abbiamo fatto, se abbiamo fatto bene o abbiamo fatto male. Io adesso, per il momento, siccome c'è da esporre un po' il programma che Bisella Democratica si è profilato fare nei 4-5 anni che saranno successivamente, do la parola a chi parla. Roberto, poi mi riprometto di riparlare prima della conclusione del comizio. Cittadini, elettrici ed elettori, amici e compagni, buonasera e grazie per essere intervenuti a questo comizio elettorale finale. Ci portiamo dietro una campagna elettorale che è iniziata 10 giorni fa, scusate, 20 giorni fa, cioè dal 10 maggio.
non devo nascondere la mia stanchezza, quindi si sente? Non nascondo di essere stanco e di essere preso da questa campagna elettorale. E allora questa sera, per concludere, perché poi ci sarà la pausa di riflessione, volevo partire da un discorso che inizia così: perché votare il Bisenti Democratica? Perché sostenere questa lista civica? E allora volevo ricordare a tutti i cittadini e analizzare un po' le liste che sono in contrapposizione con la nostra. Partiamo dalla prima lista in ordine cronologico, la lista Bisenti Nuova, il nuovo che avanza. E partirei dal candidato sindaco, dal dottor Enzio De Pedro.